È una giornata storica per tutta la nostra regione perché l'inaugurazione di questo primo stralcio dell'Ebbra di Montana rappresenta un traguardo molto importante, un'opera sognata da tanti anni che oggi vede finalmente la realtà. Collega per il suo primo stralcio Fabriano a Materica e soprattutto ci dà la proiezione di quello che potrà diventare l'Ebbra di Montana delle Marche quando arriverà a Muccia e poi quando potrà proseguire anche nelle altre zone del nostro entroterra. Uno strumento fondamentale per il rilancio, uno strumento fondamentale per i servizi, ma soprattutto un'opportunità per rilanciare il nostro territorio anche e soprattutto dopo la crisi sismica del 2016. L'apertura al traffico della Fabriano Materica è un passaggio epocale per la nostra regione e per questa provincia. Vogliamo unire le grandi arterie della nostra regione, la strada statale 76, la strada statale 77, ma anche oltre queste arterie, con una grande pedemontana e un sistema di pedemontane e intervallive che uniscano le nostre cinque province marchigiane. A partire da Carpegna, che è il luogo più a nord della nostra regione, fino ad arrivare ad Ascoli Piceno, prendendo ad esempio proprio il modello Quadrilatero, un modello vincente che ha messo a terra le risorse e ha risolto i problemi di viabilità tra le province di Ancona e Macerata. Questo modello lo vogliamo ribaltare nelle province di Pesaro Urbino e nella provincia di Fermo e Ascoli per avere un sistema di collegamenti efficiente ed efficace in tutte le Marche per garantire quello sviluppo economico che il gap infrastrutturale ci sta impedendo.